Maybe one day I'm gonna reach ya. Take a plane for many miles. We pretend that time didn't pass us by when we're on Mulholland Drive. Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questa nuova puntata di The Wanderers. Allora, nello scorso episodio eravamo riusciti a fare il filtraggio dell'acqua. Ora praticamente ci manca la doccia, dobbiamo fare la doccia antiradiazione per eliminare praticamente la mutazione che c'è adesso. I tipi di mutazioni sono diverse, diversi. La prima che sto incontrando è quella blu, poi c'è quella rossa e poi c'è quella gialla. Suppongo che ci sia anche una verde, ma non ne sono certissima. Allora, continuo la nostra esplorazione e ringrazio il commento di Wet in the Dark che ci suggerisce alcuni suggerimenti, ok, per sopravvivere e per i soldi. Allora, dice il secondo messaggio: se ci mancano cibo e acqua, la unica opzione è costruire la stazione per il pane e per il grano, cosa che già abbiamo fatto. Giocando piano piano, cosa raccogliamo noi? Raccogliamo semi e bottiglie d'acqua, però la bottiglia d'acqua deve essere filtrata. Infatti noi abbiamo fatto proprio questo, abbiamo fatto prima la stazione del grano e poi il filtraggio dell'acqua. E praticamente girovagando per le mappe eccetera eccetera riusciremo a trovare, anche se con difficoltà, scorte di cibo e d'acqua. Il problema è che spesso e volentieri purtroppo non è potabile e quindi bisogna un attimo cercare di razzare il più possibile zone come la farmacia. Ma siccome all'inizio le farmacie non ci sono, la prima area molto vicina al nostro accampamento, diciamo che in realtà l'unica vera soluzione è sperare che la ricompensa del giorno che riceviamo sia abbastanza cospicua da poter riservarci una piccola scorta di acqua e di viveri. Poi dice sempre White: se hai difficoltà a rovistare tra le mappe, ottieni un massimo di fortuna 20 e almeno 6 percezione, cosa che comunque stiamo facendo, anche se io ho preferito più forza perché così per lottare non c'è alcun tipo di problemi. La percezione poi l'ho mandata dopo la forza. E poi dice: se sta lottando poi un'altra cosa. Vabbè, leggiamo tutto il commento, poi lo diciamo anche. Se sta lottando con va in giro per la mappa per avere più soldi. Il tuo personaggio otterrà pochi eventi più a lungo e il tuo viaggio se non supera almeno 2 giorni senza fermarti, praticamente ti renderà ancora più debole. Quindi meglio andarci a piedi, con i nostri piedi, e evitare di stare in viaggio per più di 2 giorni. Effettivamente nel menu delle nostre risorse c'è scritto pure un tempo di il tempo del personaggio, quanto tempo praticamente sta fuori, ed effettivamente è vero, perché più si sta fuori più le radiazioni ci colpiscono e più il nostro personaggio praticamente si sente male. Allora, poi dice: alcuni oggetti come legno, metallo e semi e le pillole antiradiazioni avranno un'alta probabilità di essere trovati in luoghi specifici come ovviamente farmacia, fabbrica, fienile, fattoria, eccetera, eccetera. Ovviamente, e concordo, il problema è arrivarci ai primissimi livelli. Poi, se hai trovato un cane, lo devi prendere al 100%, ovviamente, perché è l'unico pet che è disponibile all'interno del gioco. È difficile trovare un cane. Infatti in realtà è una cosa molto, diciamo, randomica, e non, anche se noi mettiamo i nostri punti fortuna, non ci aiuta al trovare, okay, il nostro cagnolino pet. Mentre ti poi quando prendi un cane alla fine ti ne vale la pena, certo. Praticamente il cane non soltanto ci dà un aiuto in combattimento, ma ci dà anche la possibilità di ottenere una piccola ricompensa ogni 5 minuti. Quindi praticamente ci ferma risorse. Poi, il mio ultimo suggerimento, raccogli sempre i pezzi della mappa e usa all'istante finché i pezzi non rivelano la tua posizione. La posizione di tutte le di tutti i luoghi. Puoi usarla per viaggiare, risparmiare
Spazio. Allora, i pezzi di mappa vengono praticamente sì, trovati molto facilmente all'interno degli edifici, qualsiasi tipo di edificio lo troviamo, però c'è una precisazione. La mappa non può essere utilizzata all'interno del nostro campo, possono essere utilizzate soltanto nel momento in cui noi siamo fuori dal campo e stiamo esplorando. Secondo poi, una volta finito tutti i luoghi e averli effettivamente tutti visibili, noi non, questi oggetti non servono più e non sono vendibili, quindi automaticamente dobbiamo gettarli per evitare che ci prendino spazio. Quindi. Devo anche aggiungere un altro sempre commento di White in the Dark, che è molto interessante. Praticamente cosa succede? Tu all'interno del gioco puoi decidere praticamente diverso tipo di opzioni. Questo tipo di opzioni ti aumenta la difficoltà del gioco. Infatti attualmente la versione che sto giocando io è difficoltà al 30%. Perché? Perché io sono alla prima armi e ancora non ho un bottino talmente grosso da poter, diciamo, arrivare agli alti livelli. Questa cosa, quindi aumentare il proprio livello, a cosa serve? Uno, per rendere il gioco ancora più difficoltoso, dall'altra per ottenere punti sopravvivenza. I punti sopravvivenza sono praticamente sommati e poi, se tu vai a vedere poi la classifica dei punti sopravvivenza, che sono praticamente una classifica di tutti i giocatori, quindi scritta con Google Play, vedrai praticamente la classifica, ci sono gente che c'ha tipo a livelli altissimi, irraggiungibili. Poi, allora, questo è un suggerimento molto interessante. Se tu vuoi aumentare di livello un po' più velocemente, puoi andare all'impostazione e attivare il livellamento del nemico con il giocatore, che significa anche i personaggi di livello della prima area saranno equiparati al tuo livello, quindi tu hai 4K di vita, incontrerai nemici con 2K di vita. Fa scalare questa cosa, cosa succede? Fa scalare il livello dei nemici con il livello giocatore e ovviamente è più difficile, ma poi aumenta l'esperienza molto più velocemente rispetto a nemici di livello basso. Poi, un altro ottimo suggerimento, che infatti anche se non l'avevo letto prima, l'avevo seguito, è il pane. Il pane. Allora, il pane è un'ottima risorsa per il personaggio, ma non per il cane. C'è da precisare. E lui ci suggerisce: il pane è un'ottima risorsa di cibo e anche un peso abbastanza leggero. Quindi trovo portare. In più, l'acqua filtrata è fondamentale per le cose essenziali. Ok? Se voi sbarazzate un'azione, ovviamente costruisci la doccia, eccetera eccetera, e poi qualche ringraziamento di cambio. Allora, ovviamente ai primi livelli la situazione è quella che è, non si può fare molto. Una volta riuscito ad ottenere il filtraggio dell'acqua con le bottiglie vuote, con le bottiglie di acqua pulita, si può iniziare praticamente a esplorare e a mirare a un determinato tipo di cosa. Io dicevo, un altro suggerimento era infatti quello di attaccarsi, no? Stare vicino a un trader esterno, quindi un venditore esterno, in modo tale da poter vendere. In più ho notato una cosa, dipende anche dal venditore. Ci sono diversi tipi di venditori, il più potente, tra virgolette, quindi il venditore che sta nell'area più alta, è il venditore di armi. Le armi ti permette di acquistare armi e anche proiettili. Questo ci permette di poter avere delle armi molto più potenti, proprio prima di doverci arrivare, sempre lì siamo. Quindi, un'altra cosa importante. Se tu intendi cambiare le impostazioni del tuo gioco, quindi facendo aumentare la difficoltà più alta, ci sono opzioni che sono fisse, quindi non potrai ritornare indietro, mentre ci sono opzioni che puoi ritornare indietro. Per esempio, e questo infatti era un peccato, perché se no uno attivava, disattivava.
Se tu attivavi, come ha detto il suggerimento di What in the Dark, il livellamento del nemico con il giocatore, questa opzione non può essere più revocata. Una volta attivata è finita. In più c'è pure il discorso che tu puoi decidere che tipo di professione vuoi fare. Io ad esempio mi sono scelta la professione di survival, di The Wanderer, insomma, quella base, quello più equilibrato. Poi c'è quello esperto in medicina, c'è quello esperto tipo dell'esplorazione. Cosa ti dà di benefit? Il benefit che ti dà praticamente è acquisire punteggi migliori, punteggi più elevati a determinate categorie. Quindi, per esempio, sono un abile medico, perfetto, significa che quando tu ti curi ti aumenterà di una percentuale. Questa cosa sì. Effettivamente questa cosa all'inizio non l'ho detta anche perché io stessa, diciamo, stavo un po' visionando la situazione. Comunque. E quello che state vedendo è stato registrato una settimana fa, quindi non è, diciamo, attuale, anche perché di recente, se non mi sbaglio, hanno fatto uscire un altro aggiornamento. Ora vado pure a vederlo in tempo reale. Ok. Sì, infatti, vabbè, il 15, il 15. Ho notato pure un'altra cosa. Allora, praticamente c'è il discorso che, per esempio, io adesso ho le fazioni, che c'è una fazione con altissimo livello, una fazione praticamente siamo nemici. Questo praticamente ci porta delle problematiche, ovvero per esempio che se tu fai una fazione e vai nel loro accampamento non ti venderanno. Quanto pare dipende ovviamente dalla tua azione. Per esempio, io ho cercato di evitare di combattere la tua azione, effettivamente il loro interesse nei miei confronti era un pochettino migliorato. Era in positivo, non era finalmente negativo, quindi c'è qualcosa anche per esplorare questa situazione. Comunque, suppongo che una volta arrivato, allora ci sono poi al di fuori dal gioco, ok, come succede su Steam, ci sono le medaglie. Ok, queste medaglie hanno degli obiettivi. Il problema è che questi obiettivi sono veramente irraggiungibili. Come per esempio, sopravvivere 5.000 giorni, 10.000 giorni, cosa che io non farò. Fermerò il gioco nel momento in cui ho esplorato tutte le aree del gioco. Lasciando questo salvataggio e poi duplicandolo. Una volta che io duplicherò il salvataggio, proverò la modalità praticamente estrema, facendo magari 1 o 2 puntate, il tempo che uno, diciamo, trova la sua di partita, e poi concludiamo qui The Wanderer, perché purtroppo gli obiettivi di storia sono praticamente inesistenti. C'è pure il problema che questo gioco praticamente è relativamente infinito. Non so se riuscirò anche a vedere se si può truccare, anche perché, teniamoci conto, per quanto sia carino e sia basato sulla storia di Fallout, sì, è un apocalittico, è molto carino, consiglio per tutti quelli che hanno un cellulare e che non vogliono stessare troppo il telefono. È ottimo, non è un gioco particolarmente, diciamo, pesante, non prende tantissimo neanche di RAM, quindi si può fare. Però dall'altra dico, il gioco trova la sua fine in quest'ambito. Di solito io non porto giochi che vanno su Android, perché il problema principale è uno che sono pieni di pubblicità e due che spesso sono degli idol e quindi non hanno una fine. Cosa che comunque mi secca. Dopo The Wanderer porterò sicuramente un altro gioco però per Android che non è in questo stile. Si chiama Adventure, mi sembra che si chiama. Sì, The Adventure Story. Sì, Life in Adventure.
Life in Adventure, ok, che praticamente è molto in stile D&D. Ci tenevo a portarlo perché questa di qua è tutta una storia, quindi bisogna leggere insieme, è come se fosse un raccontino. Un zio spassionato. Allora, sì, ok, i semi, però diciamo che è molto più probabile trovare spiga di grano, quindi meglio andare a sfighe. Poi, non buttare assolutamente le caramelle. Per quanto noi non abbiamo di bisogno perché siamo a livello alto, le caramelle danno un sacco di tappi. Poi, più viaggi, più i tappi si aumentano in automatico, quindi va benissimo. E cercare di entrare regolarmente per poter ottenere tutti i benefit del giocatore. Ci scostiamo un pochettino dall'ambito puro gameplay e andiamo a vedere un attimo qua le recensioni. Pensate che The Wanderer è uscito molto tempo fa, infatti ecco un'altra motivazione per cui l'ho portato. Tanto tempo fa io ci giocai effettivamente con questo gioco, mi sembra di averlo già detto un po' di tempo fa. E praticamente, ah vedi, Setup, do dato il 28 marzo 2023, quindi praticamente neanche 2 giorni fa. Nel momento in cui sto registrando, quindi ok. Oggi è il 30 di marzo, quindi pochi giorni fa, 2 giorni fa, sono aggiornato nuovamente, invece quella precedente era il 15. Allora, per quanto riguarda le recensioni del gioco, è un gioco che ha ricevuto un sacco di recensioni, ha una media molto alta, per quanto sia un gioco molto semplice. C'è anche il discorso che praticamente ci sono diversi bug, quindi ovviamente la gente si crea disturbo. Poi, per esempio, no, la valutazione principale sono 5 stelle, poi andiamo a ritroso a 4 e pochissimi dal 3 all'1, anzi. Probabilmente quelli che si lamentano potrebbero fare riferimento al fatto che c'è il discorso che tu puoi pagare per fare parte praticamente delle fazioni. Ma ripeto, anche il fatto stesso che abbiano inserito il gioco d'azzardo, non è che questa cosa proprio mi garba tantissimo, ecco. Ok, un attimo. Vediamo questa cosa, la vendiamo, ok. Ah, il mio consiglio è vendere qualsiasi cosa che non ci serve tutto, tutto, ogni cosa, è inutile tenersi cose, è inutile tenersi all'inizio parti di camper, anche se poi si ramperanno, non importa, abbiamo un grave problema di soldi, deve essere risolto il più presto possibile. Poi, devo anche vedere una cosa, ovvero, per quanto è salvataggio, praticamente, poi una cosa buona al gioco. Se tu fai grosse modifiche al gioco, puoi tornare al salvataggio precedente, perché tu hai due tipi di salvataggi. Salvataggio nel locale, local, ok, local salvage, e questo ti permette praticamente che è il salvataggio proprio all'interno del telefonino. E poi c'è invece il cloud salvage, ok, e questo ti permette di... Sì, puoi aver salvato nel telefonino perché nel momento in cui tu stai giocando praticamente è autosalvataggio nel telefono. Mentre se tu vuoi tornare indietro, hai fatto una grossa cosa, hai messo un'impostazione che ti rende appunto il gioco più difficile, hai ancora la possibilità di ricaricarlo dal cloud. E questo l'ho apprezzato perché infatti io ho provato a cambiare, non sapevo che non si poteva ritornare indietro. Fortunatamente sono riuscita a recuperare il salvataggio del cloud, quindi a postissimo. Cioè, ce l'abbiamo fatta. Poi, mi stupisco anche un'altra cosa. La casa produttrice è questa qua, Ogre. Peccato, non siamo sfornato altri tipi di giochi simili, di diverso genere. Quanto ho capito, è una casa produttrice
Forse è addirittura italiana. Perché infatti se noi andiamo a vedere per esempio, no? Parish Digital Limited, che praticamente ok, cosa succede? Dicevamo, allora no, si chiama Paris Digital Limited. Ok. Ah no, allora hanno fatto due. Sì, ok, hanno fatto due. Sono due giochi, si chiamano Pivot e poi Prison Payback. Insomma. Non è per niente lo stesso stile. Un'altra specie di combattimento caotico. Tipo, come si chiama? Sarei io. Pivot invece sono delle palline che devono colpire il cristallino. Non c'entra completamente niente. Comunque continuo a esplorare, c'è il venditore di questa cittadina. Vabbè. Allora. Non so per chi lo sa, ma comunque la serie di Fallout è lunghissima. Ci sono praticamente un sacco di capitoli. Si distinguono per diversi giochi e diverse piattaforme. La storia è. Ultimo tempo un pochettino forse ne stiamo parlando. Comunque c'è praticamente il discorso che qua a causa della guerra è 1945. Una di queste tecnologie che non sono state sviluppate prima del Fallout è praticamente il discorso del transistor, che è una delle invenzioni più importanti del nuovo secolo. Ecco, intendiamo il XXI secolo. Ok, siamo a Parit. Ah, un'altra cosa molto interessante, se uno va a cercare ad esempio The Wanderer Project Survive guida, ok, guide, detto anche in inglese, praticamente ti spunta il wiki fandom e il wiki fandom ci aiuta un attimino, magari per esempio purtroppo non è aggiornato alle ultime versioni, si vede che il gioco è un pochettino abbandonato e che non ha avuto poi una particolare risonanza, però ci dà una mano almeno per quanto riguarda magari le location, che quanto ho capito praticamente le location sono sempre le stesse, quindi andiamo a vedere i tipi di location del gioco, ad esempio i nomi delle cittadine sono sempre le stesse, e c'è la zona praticamente tossica, la zona c'è Perit qui. Quindi in questo momento non lo vedo. Allora. Ecco qua. Allora. Sì. Qui. Perfetto. Allora. Ogni icona rappresenta ovviamente un tipo di evento. Ad esempio c'è la casa, la baracca. I templi, la farmacia, la fattoria, i palazzi, la stazione di polizia. Poi ci sono appunto vabbè, la zona di rivendita, campo di vendita. Poi c'è il campo, come ho detto, quello delle fazioni.
Poi ci sono altre figure particolari, tipo, non so, la maschera con le corna, che è tipo il simbolo del diavolo, queste cose così, che sono praticamente, quella è una zona di combattimento, dove si combatte un personaggio molto forte. È un'arena. Ok. Poi... Per esempio, ci dovrebbe essere pure un ospedale. Sembra l'ospedale che io non ho neanche visto. Poi ci sono i comuni di immondizia, pure. Effettivamente. Quelli li ho visti già. Ok. Ah, esiste ovviamente anche un canale Discord dedicato a The Wanderer, che attualmente è ancora attivo. Se non mi sbaglio. Vediamo. In realtà una cosa proprio che non mi è ben chiara è il fatto dei pattappi dorati, perché a parte il fatto di avere questo calendario con queste ricompense, non sembra esserci un altro modo per poter recuperare i pattappi dorati. Questa cosa non è che mi piace molto molto, eh. Non se no l'alternativa sarebbe quello di comprarli, ma insomma, ecco, ok. Allora, una volta arrivato ad alti livelli, una volta avendo la disponibilità. Ah, sì, ecco, anche un'altra cosa importante. Praticamente conviene potenziare. Ok. Com'è potenziare un determinato tipo di. Ecco. Perfetto, ok. Un determinato tipo di situazione. Per esempio, ci conviene per aumentare lo spazio venditore? No, perché lo spazio venditore ci darà degli oggetti, delle cose ben precise. Non c'è modo per poterle cambiare, a meno che tu non spendi praticamente un token, ma non ha senso. Poi c'era anche, ok, ci sono i livelli. Il massimo del livello dello zaino, del camper e di altre situazioni è determinato. Ok. Se sono tutte le altre cose. Allora. Avevo letto qualche parte tipo che c'era il discorso che c'è un livello tipo dell'inventario nostro del campo di 36, mentre rispetto a tante altre cose abbiamo delle limitazioni molto importanti. Allora. Scegliamo un attimo qua cosa portarci nel frattempo.
E niente, continua la nostra esplorazione, senza fermarci, senza avere paura di continuare, e farmiamo da qui fino all'infinito, praticamente. Guardate un attimo il discorso là della wiki che c'è scritto Discord, penso che il server sia ancora attivo, però se non hai un profilo non ti fa neanche vedere tipo l'icona, non saprei. Devo essere sincera, questo video è fattamente male. Perché ci sono molte tipo situazioni che anche se tu clicchi non ti fa accedere alla pagina o altre cose. Si vede che è stato tutto, diciamo così, abbandonato. È stato un po' abbandonato a se stesso, sia al gioco sia alle guide. Peccato, comunque il gioco potenziale ce l'ha. Dicono tuttora, penso che ci siano molti utenti, visto che considerato, visto che c'è gente che fa 2 milioni di punti su Survival, quindi. Questa cosa team item doc, non è che si è capito molto. Poi dice che qua no, tipo cosa è aggiunto di recente, ma che senso c'ha? Item location, tutto qua dice. Allora, vediamo un attimo qui, l'ho trovato, praticamente la sezione campo, ti dà quell'informazione e poi ti dice ad esempio no, ecco, quante volte possiamo potenziare il campo, fino a 16, a quanto pare, quanto è lo spazio, ed è quello di 30, ah no, 39, ok, poi c'è la nostra borsa fino al quinto livello, e l'ultimo livello vuole 2000 e 2699 2752 tappi, non capisco questa cosa che variabile comunque. Poi camper van ha bisogno di tot costo e dovrebbe essere, bisognerebbe arrivare tipo all'ottavo livello per avere 130 capacità di carico. Vabbè. Anche se penso che qualcosa l'abbiamo cambiato, perché non era proprio così. Ah, poi un'altra cosa interessante è che se noi quando si dice camp upgrade, significa che aumenta la quantità di spazio del nostro venditore. Infatti ti dice, ad esempio, se tu fai il primo livello ti dà il cibo per cani, il pane, le mappe, Coca-Cola. Fino al TBC. TBC è una specie di valigetta che ti permette di poter costruire degli oggetti senza che sei dentro all'interno del campo. Quindi è molto buono per molte cose. Non per i primi livelli, ovviamente. Perché non avendo nessun oggetto da poterti portare, non ha tanto senso.
Va bene, detto questo ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo video, ci vediamo alla prossima puntata. Ciao!